Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic, sono qui a portarvi un nuovo episodio delle Bestie Nascoste che penso sia una serie... Una delle serie che più vi piacciono, quindi cercherò, anche se ci metto comunque tanto a registrarle, perché devo fare sempre squadre diverse, a portarvene quante possibile. Vi invito come sempre a lasciare un bel like, a 400 uscirà un nuovo video e a lasciarmi un commento scrivendomi qualche bestia nascosta che mi consigliate per i futuri video, soprattutto oro, perché sono quelle più difficili da trovare, ovviamente, perché non sono tanto nascoste. Comunque, andiamo subito, non perdiamoci in chiacchiere, le cose da dire sono tante, il tempo è poco. Primo giocatore di oggi, bronzo ovviamente, si tratta di Michelle. Mac, penso si dica così, vediamoci qualche clip è un giocatore veramente spettacolare, come potete vedere dalla carta ha una velocità pazzesca ma un'altra cosa che rende tantissimo è il suo tiro perché come sappiamo gli i bronzo con più di 60 di tiro sono veramente, hanno veramente un gran tiro lui eh, di per sé ha um, un'ottima finalizzazione mi pare di 67 che per un bronzo è veramente molto alta ma soprattutto è molto forte nel passaggio, sembra che abbia tipo 80 di passaggio perché veramente serve degli assist. Bellissimi a qualsiasi giocatore, passaggi lunghi, corti filtranti, cross eccetera eccetera. Batte veramente bene le punizioni, l'unica cosa negativa forse di questo giocatore è la potenza tiro, è un po' bassina, infatti quando tirate ovviamente essendo un po' lento il tiro, eh, soprattutto se tirate dalla distanza non è facilissimo fare gol, ma comunque sia eh, l'unica cosa negativa di questo giocatore sinceramente. Ha anche una bassa forza fisica, ma questo non intacca molto il giocatore. Perché, comunque è molto agile: anzi, è agilissimo e quindi evitate tranquillamente questo tipo di problemi. Come ho detto, è un giocatore veloce, un giocatore che fa tanti assist. E fa tanti gol. Quindi, un giocatore che vi fa tanti gol e tanti assist in una partita è un giocatore sicuramente da provare e da avere. Provatelo in descrizione comunque trovate sempre le squadre eh, che, eh, con cui l'ho utilizzato. Che veramente non ve ne pentirete. Andiamo invece con l'argento di oggi, si tratta di un giocatore anche esso veramente po poco utilizzato, non mai visto forse su Ultimate Team, si tratta di Bakari Sako, andiamoci a vedere qualche clip di Sako. È un'ala, un un, anche lui un'ala sinistra, che è utilizzato nel 4-3-3, 3 tra parentesi se non sbaglio, quello col CC e 2 CDC. Um, essendo però lui eh, un giocatore mancino, e quindi gioca a sinistra non è il massimo, fate scambi esterni in game e, qui, e quindi non avete problemi. Ha ah, un sinistro veramente devastante. Ma la cosa, eh, secondo me, più importante di questo giocatore, la sua forza, è il rapporto velocità-forza fisica. Quindi lui salta tutti gli avversari in velocità e non, non riescono mai gli avversari a rubargli palla per via della sua forza fisica impressionante. Inoltre, ha anche un grandissimo tiro, un'ottima potenza tiro e fa anche dei bellissimi long shot. Peccato, ecco che eh, innanzitutto non ha 4 stelle abilità, mi sarebbero veramente piaciute, sarebbero il massimo per questo giocatore. Ma eh, soprattutto ha poca finalizzazione, cioè non ha una finalizzazione altissima. Comunque, guardate qui che long shot veramente paurosi che fa. Questo giocatore, davvero. Provate anche lui, non ve ne pentirete. È un giocatore che ha tranquillamente delle statistiche. Da un giocatore oro, eh, anche se invece è argento. C'è anche una versione IF, provate anche quella. Poi. Uh, invece passiamo all'oro che è un giocatore secondo me veramente formidabile stiamo parlando di Dimitris Alpingidis ci vediamo subito qualche clip greco quindi gioca in campionato greco e uh, per cui è difficile fare ibride uh, con lui anche perché la Grecia non è una delle maggiori nazionali che troviamo su questo gioco non ci sono tantissimi ottimi giocatori greci ma eh, questo giocatore è veramente fenomenale ha una velocità impressionante un dribbling pazzesco un, eh, agilità veramente molto alta buona finalizzazione ottima potenza tiro ottimo long shot davvero un giocatore col controcazzi e anche forza fisica anche se non è altissima una buona forza fisica e fa dei recuperi veramente impressionanti quando trovano, trova difensori un po' più lenti di lui eh, mi è piaciuto tantissimo il suo modo di stare, eh, come dire il suo posizionamento, lo trovavo sempre dove, dove mi serviva e Uh, L'ho utilizzato tantissimo saltando il portiere quando mi trovavo uno contro uno, appunto con il portiere, perché lo saltava praticamente al 100%, quindi poi fare gol risultava anche molto più semplice. È un giocatore che ha anche un buon passaggio dalla sua parte e quindi fa anche dei buoni assist tranquillamente. E comunque tra velocità e forza fisica praticamente non lo spostate mai perché è davvero tipo agguero, ecco. È molto simile ad agguero, veloce con quel pizzico di forza fisica che non gliela fate prendere mai il pallone. Ha anche un ottimissimo. Dribbling che salta gli avversari in modo molto molto netto. Comunque ragazzi, i giocatori di oggi erano questi tre, spero vi siano piaciuti, come sempre io vi invito a lasciare un bel mi piace, 400 mi piace, uscirà un nuovo video, lasciate un commento, comunque in descrizione trovate eh, le squadre, come vi, vi dicevo prima, in cui le utilizzate, eh, ripeto lasciate un commento consigliandomi tanti giocatori da provare e eh, iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione, noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!